L'FC Crotone comunica che, considerata l'attuale capacità ridotta dello stadio a 6.741 spettatori, l'operazione biglietto omaggio rivolta a tutti gli abbonati rossoblù riferita alla gara Crotone-Brescia e giocata a porte chiuse sarà resa possibile nel momento in cui l'impianto potrà nuovamente disporre della normale capacità di 9.500 posti. Arriva il Padova, anch'esso neopromosso, anch'esso in seconda battuta. Lo stesso Padova che nel primo infrasettimanale di questo torneo è riuscito addirittura ad espugnare l'Olimpico di Torino. Lo stesso Padova che alla stessa stregua del Crotone nel ritorno della finale playoff vincendo sul campo della Pro Patria ha avuto la meglio imponendosi nettamente e meritatamente. Dall'altra parte, in quella circostanza, c'era Lerda che oggi ha la possibilità di riscattarsi concedendosi una rivincita che, ironia della sorte, vorrebbe dire prima vittoria per la compagine rossoblù e allo stesso tempo prima sconfitta per i Veneti. Delle squadre neopromosse, il Crotone è quello che sta peggio. La classifica sicuramente non è veritiera, classifica deufradata oltretutto anche dalla penalizzazione dei 2 punti. Classifica che ci mette nelle condizioni di non dover più sbagliare. L'apertura totale del pubblico dopo il responso finale dell'osservatorio è senza dubbio quella componente in più che dovrà servire a dare la carica giusta ad una squadra, la nostra, che può recriminare solo sui risultati ottenuti e non certo sul gioco espresso. Aspettando con ansia che vengano violate le porte dell'uscita, per quanto ci riguarda siamo curiosi di vedere quanti saranno i presenti oggi pomeriggio allo stadio e se quindi l'accesso totale al pubblico, ottenuto tra mille peripezie, e sacrifici servirà a qualcosa. A dirigere l'incontro Crotone-Padova è stato designato Carmine Russo di Nola. Il campano sarà coadiuvato dal primo assistente De Pinto di Bari e dal secondo Stallone di Foggia. Il quarto uomo sarà Aducci di Paola. Diramata anche la lista dei 19 convocati: Abruzzese, Beati, Bonvissuto, Concetti, Coresi, Cutolo, Daoud, De Martino, Di Matteo, Farelli, Gabbionetta, Galardo, Galeotto, Grillo, Legati, Morleo, Petrilli, Conda Matteo e Scognamiglio. È inutile comunque nascondere questa squadra una classifica che non merita perché nelle partite che abbiamo visto avrebbe meritato molto di più. L'unica cosa che dobbiamo fare è continuare a giocare così e a creare più occasioni e mettere sotto il piano del gioco le altre squadre come abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo. Il mister ha detto di essere comunque tranquillo per il fatto che la vittoria prima o poi arriverà, così come è arrivato il gol. E invece voi come la vivete questa cosa comunque di giocare bene? È un po' frustrante giocare bene, fare tutte quelle azioni e poi non portare a casa il risultato. Cioè, per noi comunque sia è brutto perché comunque sappiamo che stiamo facendo bene e vogliamo raccogliere di più. Però continuiamo ad andare avanti così, ce lo siamo posti senza guardare classifica o quello che succede intorno. E prima o poi sicuramente arriva perché giocando così raccoglieremo sicuramente tanto. E ormai siamo arrivati a un certo punto che non possiamo più pensare chi ci gioca contro, l'altra squadra, come gioca, come giochiamo. Ormai dobbiamo prenderle tutte allo stesso modo e giocare uguale. Quindi o ci sia il Padova, o il Frosinone, o un'altra squadra, per noi deve essere uguale perché per quello che abbiamo visto in queste partite. Anche giocare a Lecce con una squadra comunque che sulla carta è una squadra importante, si è visto che invece non, queste differenze non ci sono se giochi bene. Ha ragione De Martino, è necessario giocare bene e speriamo che questo pomeriggio il Crotone possa dimostrarlo anche contro il Padova, magari vincendo. Ecco il prossimo turno. Ascoli-Sassuolo, giocata venerdì sera. Brescia-Vicenza, Cesena-Salernitana, Cittadella-Lecce, Crotone-Padova, Gallipoli-Empoli, Mantova-Grosseto, Modena-Reggina, Piacenza-Frosinone, Torino-Ancona si giocherà lunedì sera, Triestina-Albino-Leffe.